tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su Mad Games Tycoon. Ragazzi, bene, iniziamo subitissimo con questo video e portiamo avanti la RK Software e andiamo a sviluppare il nostro primo motore di gioco, ragazzi, che lo andiamo a nominare RK Engine versione 1.0, ottimizzato per gli arcade con tutte le feature che abbiamo sbloccato fino ad oggi, ovvero sono nuove, e mettiamo che possiamo vendere il nostro engine per andarci a guadagnare un qualcosina di soldi. Ok, per svilupparlo ci è costato 114.000, direi di metterlo in vendita più o meno al 10% della nostra spesa, ovvero il 14.000, quindi molto poco costoso, molto economico. Però direi di andarci a prendere, i nostri guadagni, i nostri profitti ce li andiamo a fare con il 35%, ovvero il 35% dei loro guadagni, dei loro profitti dovranno essere i nostri. Ok, sperando che qualcuno naturalmente se lo compri, intanto stiamo a meno 15.000. Ok, Mad Game Awards non abbiamo vinto nulla, naturalmente perché non abbiamo sviluppato videogiochi in questo periodo. Da questa parte, voi cercate di fare sempre qualcosina, direi al momento di tenerli fermi, perché ci serviranno i nostri soldini, perché andremo un po' sotto. Intanto il Atari 7800 è uscito, che dovrebbe essere l'Atari 7500, siamo a meno 24.000. Attenzione alla bancarotta. La bancarotta può essere brutta e cattiva. Intanto motore 3D basico, ecco qui, iniziano già a uscire le cose che potevamo aggiungere. Vabbè, naturalmente lo aggiungeremo all'RK Engine version 2. Ok, meno 69.000, meno 78.000, grafica a 16 colori. Beh, in qualche modo dobbiamo iniziare a fare un po' di soldi, quindi andiamo a sviluppare subito il nostro motore di gioco, cerchiamo di farci soldi con il nostro motore di gioco, che qualcuno spero comprerà. Al momento non voglio comprare DevKit, perché chi conosce la storia reale del mondo dei videogiochi sa che le console Atari, come le altre che stanno sviluppando, non sono state quel grandissimo successo, cioè proprio successo a livello leggendario, come è stato la console che compreremo. Intanto questa società ha fatto sicuramente il loro secondo motore di gioco, l'Artsys 2. Vabbè, mi pare di aver già letto Artsys. Ok, il nostro primo motore di gioco è quasi pronto, naturalmente a Game Convention non ci andiamo ancora. Ok, è ottimizzato per arcade, quindi punteremo agli arcade. Ok, fra poco l'Atari 5000 andrà via. Ok, l'RK Engine è prontissimo, ragazzi. Ed ecco qui, l'abbiamo sviluppato e subito ci andiamo a sviluppare un videogioco, che andiamo sul topic pirati. Sì. Genere arcade da questa parte. Ah, possiamo anche un sottogenere. Direi di metterci un bel salto e corri. Andiamo con il nostro bellissimo engine e lo andiamo a chiamare scappa dal cannone, no, dai cannoni, scappa dai cannoni, cannoni, va benissimo. Dai, andiamo a vedere un po' cosa riusciamo a fare. Piattaforma con il 58% del marketing, il personal computer. E qua sempre la stessa cosa, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare questa volta. Sicuramente potremmo guadagnare un bel po' di soldini. Ok, la grafica è la cosa più importante, anche i sound, la tecnologia sicuramente. Però magari facciamo una cosa simile. Sì, teniamoci così. E per il momento ci costa 129.000, quindi non rischiamo, teniamo sempre in inglese, ci punta direttamente alle cose migliori. Ok, andiamo a vedere il nostro primo videogioco con il nostro motore di gioco. Intanto uscirà sullo schermo anche se qualcuno lo comprerà. Al momento vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Teniamo fermo il nostro gruppo di ricerca, perché non so cosa capiterà, siamo a meno 264.000, che non sono pochi. Intanto, come potete ben vedere, già i punteggi sono molto più alti rispetto a prima, se considerate che
siamo riusciti massimo ad arrivare a 50 e qualcosa, completato il videogioco in design. Questa volta siamo a 35% e siamo a 100, quindi molto migliore. Intanto, altra protezione delle copie, Save Force, ma al momento non ci interessa. Penso che la pirateria di questo periodo non è la pirateria che circola oggigiorno, che è diventata minore sulle console, però sul computer è sempre forte. Ok, intanto concluso un altro anno. Abbiamo concluso 4 anni fino ad oggi. Fino ad adesso. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po', ragazzi, la bancarotta è vicina, meno 300.000 dollari. Tanto il commander ci dice che esce il C127, che sarebbe il C100. Boh, non mi ricordo. Sì, non mi ricordo. Sono troppo giovane per conoscere queste cose. Sì, decisamente molto giovane. Dai, vai, scappa dai cannoni, vai che ce la facciamo, ragazzi, ragazzi, ce la facciamo, scappa dai cannoni, ce la farà. Ok, intanto la Sega mette la Master Station sul mercato fra poco. Noi naturalmente non compreremo ancora nessuna console. Aspettate, andiamo in Buy Dev Kit. Effettivamente ci compreremo il Nintendo NES, che qua chiamo Nintendo NES, che è al 19,4% sul mercato. Eh sì, però non al momento, perché siamo a meno 320.000, rischiamo una bancarotta imparagonabile con nessuno. Ok, dai, andiamo avanti, ragazzi. Intanto il design sta a circa 300, non so se mi spiego. Il nostro massimo era stato 50, adesso siamo a 300. E anche le altre cose sono molto avanti. Ok, informazioni se non ci interessa, dai, completa scappa dei cannoni, vai, stiamo aggiungendo la musica del PC. Siamo andati molto bene. Intanto il Frisbee lancia il suo nuovo motore di gioco. Sicuramente sono molto più aggiornati e migliori dei nostri, ma sicuramente avranno avuto un maggior budget iniziale. Intanto andiamo a cercare un publisher. Come vedete, ragazzi, tutti quanti sono interessati a noi. Quindi direi al momento siamo in arcade, salta e corri. Ok, potremmo alla Siga, però ci interessano gli arcade a noi. Vediamo un po', arcade. Vediamo un po', abbiamo l'acclaim 5-2. No, il marketing non è proprio dei migliori. Penso che andremo da quei signori. Sì, ok, per la Sega. Ok, salta e corri, pirati, andiamo avanti. Vediamo un po', ragazzi, sembra un giocone, se tutti sono interessati è giocone, andiamo a vedere. 92%, ragazzi, 92%, buona combinazione tra i generi, grafiche e suoni. Beh, 92% in sound e 89% in grafica, ragazzi, giocone, 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 giocone. Ve lo dico io subito che andiamo subito a fare la feature della grafica a 16 colori, perché guadagneremo tantissimi soldi, tantissimi, ragazzi, tantissimi. Ok, ci riprenderemo in parte dal nostro deficit, eccolo qua. Intanto direi un contratto di lavoro giusto per recuperare velocemente un po' di soldi. Direi tipo 14 settimane. No, dai, andiamo su qualcosa di abbastanza leggero e semplice. Ragazzi, ci siamo ripresi dal nostro debito. Come vedete, in 6 settimane siamo già a 200.000. Ok, fuori bancarotta, ragazzi, fuori bancarotta. Intanto andiamoci a fare un po' di contratti di lavoro per recuperare più velocemente i nostri super debiti. Mamma mia, ragazzi, scappa dai cannoni, oltre 100.000 copie vendute. 100.000 copie vendute, ragazzi, sapete cosa significa? 100.000 copie vendute, che siamo attualmente nel primo posto tra i giochi più venduti. Eh sì, ragazzi, mi sembrava ovvio, mi sembrava ovvio. Ok, andiamo a creare la grafica, 9 settimane, però è abbastanza veloce la cosa, vedo. Sì, dai, ce la facciamo. 150.000 copie vendute. Siamo già a mezzo milione. Intanto i Grames hanno acquistato il nostro motore di gioco. Come vedete, ha venduto circa 3.000 copie. I suoi profitti sono stati 15.000. I loro profitti. I nostri profitti invece 5.000. E ci ha pagato anche l'acquisto. Quindi abbiamo guadagnato 19.000 dollari con il nostro motore di gioco fino ad adesso. Tanto, mamma mia, quante copie di Scappa dai cannoni, ragazzi. Il nome fa l'effetto. Intanto siamo oltre mezzo milione.
Intanto la Comani ha comprato il nostro motore di gioco, 3.000 in profitti ci siamo fatti e 14.000 per l'acquisto. Perfetto, perfetto ragazzi. Intanto direi subito di sviluppare un nuovo videogioco, ragazzi. In questo momento che stiamo andando davvero molto forte, sotto gene andiamo sempre con il salta e corri. Animali? Ok, perfetto. Intanto andiamo ad aggiungere il nostro motore di gioco che sta andando davvero molto forte. E possiamo, vediamo, un arcade salta e corri di animali. Cavallo pazzo, vai. Vai. Non ho fantasia. Cavallo pazzo va benissimo. Ok. Intanto, sì, vabbè, al momento andiamo solo sul personal computer. Sì, adesso compreremo subito il dev kit. Sì, intanto la protezione non ce la mettiamo. Grafica 40. Sound 35, da questa parte 20%, no vabbè 15, 10, no dai, il gameplay è 5 da questa parte, lo mettiamo per tutte le lingue, quindi allarghiamo a livello mondiale il nostro mercato. Da questa parte andiamo a comprarci il dev kit della Nintendo NES, che ha avuto sicuramente un grande, tantissime vendite, è stato una delle migliori console sul mercato, direi. Ok, intanto la grafica a 16 colori. Ok, altra feature, multigiocatore con schermo. Intanto, questi bug vanno ancora risolti. Eh sì, ragazzi, vi ricordo che è sempre un gioco ad accesso anticipato, quindi non vi aspettate granché. È naturalmente ancora in fase di sviluppo. Intanto, al Mad Game Award Best Soundtrack, ovvero miglior audio, possiamo intenderlo, Scappa dei cannoni. Migliore grafica, Scappa dei cannoni. Studio dell'anno, la RK Software. E gioco dell'anno, Scappa dei cannoni. Mamma mia, quanti fan, ragazzi, quanti fan. Intanto ne facciamo tanti e ne perdiamo tanti, vabbè, mi sembra ovvio. Sì, perché sono abbastanza scontenti, perché naturalmente ci sarà un'area apposta per migliorare. Intanto, oltre 200.000 copie vendute. Andiamo subito a vedere le statistiche. Ok, andiamo nel nostro grafico. Come vedete, ragazzi, il nostro gioco è stato da paura. Stiamo ancora vendendo, siamo a 229.000. Ma l'altro gioco più venduto di sempre è stato Match Force, ovvero non lo so. E direi intanto la Quay ha comprato il nostro motore di gioco e ci siamo fatti 28.000, è un bel po' di copie vendute, ma l'importante è che noi ci guadagniamo. Sì, il nostro motore di gioco direi che è uno dei più venduti, perché se andiamo a vedere il Bungie, tipo Lucky, ok, il nostro costa 1.000 in meno, però ci prendiamo molti profitti. Però già gli altri motori di gioco costano di più. E vabbè ragazzi, naturalmente faremo anche una seconda versione del nostro motore di gioco. È tempo di sviluppare altre caratteristiche da aggiungerci. E al momento non direi di svilupparlo, anche perché sta andando abbastanza forte il nostro motore attuale. Ok, intanto ricerchiamo a tutta forza, stiamo a oltre mezzo milione, abbiamo guadagnato più di 1.000.000 grazie a Scappa dei cannoni, e andiamo a sviluppare Cavallo Pazzo. Vediamo un po' cosa ne penseranno di Cavallo Pazzo, si andrà molto bene. Intanto sta quasi da un anno sul mercato Scappa dei cannoni. Bravissimo, complimenti, 45. Intanto vediamo un po', Scappa dai cannoni esce fuori dal mercato con 250.000 unità vendute e circa 1.000.000 guadagnato da parte nostra. Ottimo. Intanto altra ricerca, scorrimento parassiale. Intanto anche la grafica a 256 colori ed esce anche un nuovo motore di gioco, Lucky 2. Sì, ma al momento a noi non ci interessa, anche un po' brutta. Intanto andiamocene al primo Game Convention con un piccolo stand dove porteremo Cavallo Pazzo, il gioco che stiamo sviluppando. Vediamo un po' quante persone ci verranno a visitare. 12.900 con più 2.584 fan. Perfetto, siamo a 14.000, però sono abbastanza scontenti. Ok, continuiamo a tutta velocità con le nostre ricerche, perché potremmo subito sviluppare un nuovo motore di gioco. Perché non scherzate, ragazzi, i motori di gioco andranno sviluppati veramente in modo pazzesco finché non completeremo tutto. Perché, come vedete, è importante. Sicuramente Cavallo Pazzo non avrà lo stesso successo che abbiamo visto sul gioco precedente.
Ok, intanto l'RK Engine version 1, ancora un nuovo acquisto dalla parte della Namco. Perfetto. Cavallo pazzo, Find Publisher, vediamo un po'. Ecco qua, già qualcuno che se ne esce, quindi non è lo stesso successo di prima. Naturalmente ce ne andiamo per la sega perché ha un buon marketing. Andiamo subito a vedere. Ed ecco qua, già 88%, già stiamo un po' scendendo. Va benissimo, dai. Andiamo a sviluppare, naturalmente ci farà sempre guadagnare tantissimi soldi, quindi non è poi così male. Direi intanto di sviluppare magari un update, no, però un sequel. Direi il sequel di, vediamo un po'. Magari Scappa dai cannoni 2 potremmo fare. Sì, dai. Arcade, salta e corri, pirati, engine, ci andiamo a fare sempre il nostro, sfruttiamolo finché è più o meno buono. Ok, andiamo da questo in questo modo. Piattaforma, personal computer, il NES, che ci farà fare anche un bel po' di soldini. Ok, qua è rimasto tutto come prima. Direi di migliorare la tecnologia fino al 25% e ci mettiamo tutte le lingue. Perfetto, andiamo a svilupparlo. Tanto siamo a 437.000, come vedete. Ok, anche cavallo pazzo ci sta facendo guadagnare tanti soldi. Ok, già 79.000 in guadagni. Perfetto, l'ATC Protect version 1. Ok, tanto 165.000. Beh, dai, non è lo stesso successo dell'altro videogioco sicuramente, però intanto stiamo guadagnando il giusto. Ok, altra vendita, mamma mia, quanti lo stiamo vendendo? Probabilmente per il prezzo molto basso, semplicemente 14.000. Intanto al Game Awards, miglior musica, miglior sound, miglior audio, cavallo pazzo, miglior grafica, cavallo pazzo, studio dell'anno, RK Software e gioco dell'anno, cavallo pazzo. Ragazzi, è il nome che fa l'effetto, cavallo pazzo, cioè già dice tutto. Ok, intanto guardate, il gioco dell'anno quanto sta vendendo, siamo a 372.000, non è lo stesso successo dell'altro videogioco, ma sicuramente è un grandissimo successo, siamo già a 400.000. Ok, intanto stanno uscendo sempre tantissime console, naturalmente potete comprarvi tutti i dev kit che volete, ma io punto semplicemente a quelli che ci faranno fare tantissimi soldi. Ok, intanto suoni a 8 bit sono usciti. Naturalmente andiamo a sviluppare il tutto possibile, ragazzi. Eh sì, è importante, è veramente molto importante. Ok, scorrimento parassiale, cerchiamo di completarlo. Intanto finiamo anche Scappa dai cannoni 2. Ok, poi altra feature, direi di puntare prima ai suoni a 8 bit magari. E poi ci facciamo la grafica a 256 colori. Praticamente noi attualmente che abbiamo i 16 colori nel nostro motore di gioco, quindi già 256 è una bella cosa. Ok, intanto altro gioco sviluppato sul nostro engine, già acquistato da parte della Namco, che ha fatto un bel po' di vendita, che ci ha regalato 27.000 simoleoni. Grazie, molto gentili. Ok, intanto su circa mezzo milione guadagnato, penso che a breve uscirà dal mercato Cavallo Pazzo. E infatti, eccolo qua. Ci ha fatto guadagnare mezzo milione, che non è poco. E ringraziamo naturalmente la Sega. Da questa parte andiamo a dare Scappa dei cannoni 2. Ce lo portiamo al Game Convention. Ok, altri 2000 fan, 2800, quasi 3000. Ok, suoni 8 bit, abbiamo quasi finito. Mamma mia, ragazzi, siamo dei grandi, siamo dei grandi. Guardate quanti soldi abbiamo fatto. Intanto qualcun altro ancora ha acquistato il nostro engine. Naturalmente il 35% dei loro profitti vanno nelle nostre tasche. E noi li ringraziamo sempre. Intanto è input del mouse, ragazzi. Quando vogliamo sviluppare a breve un nuovo motore di gioco, subito escono tantissime novità. Ok, Find Publisher, vediamo un po'. Chi è che è fuori? Sempre più persone vanno via. Intanto la Sega ce lo vendiamo. Perfetto, vediamo un po', 82%. Stanno sempre più scendendo perché stiamo sviluppando sempre più tante cose, cioè tante cose. Intanto qualcun altro compra il nostro motore di gioco, che sicuramente ha avuto molto successo tra i tanti usciti, probabilmente per il suo basso costo. E direi un po' di contratti di lavoro facciamo fare. Sì, tipo questo, 40.000.
Direi ragazzi che per quest'altro video è tutto. Ci vediamo in un prossimo video dove vedremo lo sviluppo probabilmente di un nuovo motore di gioco, o meno a breve, perché abbiamo ancora qualcosa da sviluppare. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, arrivederci!